Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io come al solito sono Fiona e oggi vi voglio parlare di uno strumento che ho utilizzato negli ultimi tempi con grande intensità. Lo strumento non è nient'altro che questa Canon G7X Mark II che ho usato in tutti gli ultimi viaggi e che purtroppo Canon non rivedrà mai più perché io la sequestro. No, basta, scherzavo. Purtroppo la devo restituire a malincuorissimo. Durante i viaggi l'ho usata sia per le foto che per i vlog che probabilmente avete già visto. Se non li avete visti, correte a guardarli perché sennò le botte, perché quelle non ve le toglie mai nessuno. Comunque, prima però di spiegarvi come si è comportata questa G7X Mark II nelle foto e nei video che ho usato principalmente nei vlog, voglio spiegarvi quali sono le sue caratteristiche tecniche. Canon PowerShot G7X Mark II è dotata di un sensore da 20 megapixel da un pollice. L'obiettivo corrisponde ad un 24-100 mm, capace di catturare davvero moltissima luce e di garantire una profondità di campo davvero notevole. Immancabile lo schermo orientabile, comodissimo per i vlog, mentre sono assenti sia il mirino sia una slitta per il flash, cosa che impedisce di applicare anche microfoni esterni. Ottima invece l'autonomia, che permette di arrivare a fine giornata con una sola carica, anche con un uso piuttosto intenso. E buona infine anche il grip, così farla cadere sarà davvero difficile. Passiamo subito ad analizzare le foto che ho scattato durante i viaggi. Ne ho selezionate giuste un paio, tutte le altre potrete vederle nell'articolo che ho scritto e trovate il link nel box, nell'info box come dicono gli youtubers. Allora, partiamo subito da questa prima foto. L'ho scattata ad Akihabara, si stava quasi avvicinando il crepuscolo, quindi c'era luce ma non tantissima. Qui in primo piano vedete una macchina e una ragazza che sono definitissimi. E la ragazza, non so se i capelli biondi sono suoi o ha una parrucca, ma questo non lo voglio sapere. Però come potete notare la parte dietro è molto sfocata ed è molto morbida, non c'è tantissimo rumore, l'effetto è veramente bellissimo. La seconda foto di cui vi voglio parlare vi mostra sempre la qualità dello sfocato, ma mostra anche la qualità delle foto in notturna. L'ho scattata su un taxi a mano libera, cioè non avevo un cavalletto giustamente perché ero seduta dietro a questo taxi, e ho zoomato principalmente sul navigatore satellitare e sulle mani del taxista. Come potete vedere, tutto ciò che è in primo piano è fantasticamente a fuoco, tutto quello che c'è dietro, diciamo che le luci delle macchine, le luci dei lampioni, le luci dei neon sono assolutamente morbide, non c'è una grana, cioè non c'è rumore, come si dice in gergo tecnico. gergo tecnico, avete capito. Questo tipo di risultato così ottimo è dato grazie all'apertura del diaframma, che non mi ricorderò mai. In questa macchina è 1.8, vuol dire che l'obiettivo è molto molto luminoso, si apre tantissimissimo, fa passare tantissimissima luce e permette proprio questo tipo di effetto, quindi ha lo sfocato e delle foto che vengono molto bene di notte. Queste due foto, ma anche tutte le altre foto che ho scattato durante i viaggi a Tokyo, in Portogallo, in Germania, in qualunque altro posto che vedrete per l'appunto nell'articolo, sono state scattate tutte in automatico senza impostare nulla sulla fotocamera. Questo non perché sia totalmente incapace, qualcosina riesco anche ad impostarla, non sono una fotografa professionista, ma il fatto principale era che ero sempre di corsa, dovevo correre, prendere il taxi, prendere i mezzi, salire su qualsiasi mezzo di trasporto, andare di corsa, fare il video, fare le foto, fare il collegamento con la radio. Purtroppo impostare la macchina prevede che ci si metta in un punto e si passi qualche minuto, anche più di qualche minuto, per impostarla, quindi ci vuole tanta calma, tanta pazienza, cosa che io non avevo in quel preciso istante. Dovevo scattare e scappare perché avevo subito un'altra meta che mi attendeva, ero sempre in ritardo. Quindi questo è un punto a favore di questa macchina, perché realmente è riuscita a catturare dei momenti davvero bellissimi senza che io più o meno facessi nulla, a parte inquadrare, cercare di tenere a fuoco e di stare molto molto ferma. Infatti le foto di notte ho fatto un po' come fanno i cecchini nei videogiochi, ma anche nella vita vera, che fanno tipo trattengono il respiro per non muoversi, cercare di stare più fermi possibile quando fate le foto di notte. Parliamo ora della qualità video di questa camera. Innanzitutto non è in 4K, ma poco male. Io l'ho utilizzata insieme a questo piccolo cavalletto di Manfrotto, che potete aggiudicarvelo spendendo ben 20-25 euro o qualcosa di simile. La tenevo in mano in questo modo, ribaltavo il ribaltabile qua, come si chiama?
apriva il tavolo display potevo vedere cosa stavo inquadrando, cioè me stessa. Ho lasciato il tracciamento del volto in automatico e mi sono trovata molto bene, se non che ci sono due piccolissimi difetti che ho riscontrato. Il primo difetto è che non sempre la messa a fuoco è molto rapida e scattante. Per chi fa vlog come noi c'è sempre questo piccolo problema per cui presto accendi la macchina e registra subito. Moltissime volte ho dovuto tipo rimanere lì così e dire dai quando metti a fuoco maledetta. Non succedeva sempre, però ogni tanto ho incontrato questo tipo di difficoltà. L'altra cosa che ho notato è che quando deve mettere a fuoco fa dei rumorini impercettibili. L'ho notato quando stavo montando il video e devo dire però che con la musica sopra diciamo che questo piccolo così si copre. È ovvio, è un difetto, non dovrebbe farlo, però ripeto, è assolutamente sormontabile. La qualità video è davvero ottima, non è in 4K, ma al giorno d'oggi non so in quanti usino il 4K se non i videomaker professionisti che hanno bisogno di fare un crop dell'immagine, però devo dire che si comporta bene. Quando c'è vento il rumore si sente tantissimissimo, infatti ho sempre evitato di fare video in posti tanto ventosi. Il problema è che non si può inserire un microfono esterno perché non ha l'ingresso per il microfono e non ha lo slittino sopra, che non è quello per andare giù dalla montagna, però ha il flash che non ho mai utilizzato. Registra fino a un massimo di 60 fps, quindi se siete appassionati di slow motion scordatevelo perché non si può fare. Vi ho detto praticamente tutto quello che c'era da sapere su questa G7X, che secondo me è davvero ottima per tutti quelli che fanno il mio lavoro, quindi vlogger, blogger, youtuber. È uno strumento, devo dire, molto buono, compatto e tutto il resto. Però vi riassumo subito pro e contro così potete farvi un'idea chiara molto più velocemente. Innanzitutto la qualità fotografica è davvero ottima, ha un'apertura del diaframma molto ampia 1.8, fa un bellissimo sfocato, si comporta molto bene di notte e soprattutto avete la possibilità di passare le foto direttamente sullo smartphone grazie alla possibilità non mi sono persa la possibilità di collegarla con il wifi. Lo schermo orientabile è un altro dei pro di questa Canon G7X Mark II perché vi permette di guardarvi mentre state facendo i vostri bellissimi vlog. Spero che siano bellissimi. È molto molto robusta, non è plasticosa, è bella da tenere in mano, ha un bel grip e non vi darà mai quella sensazione di avere in mano un qualcosa di cheap, di poco costoso, di non lo so, mal costruito. L'ultimo tra i pro secondo me è il prezzo. Di listino ci aggiriamo intorno ai 700 euro, ma su Amazon la trovate anche più o meno a 550-560, quindi ottimo rapporto qualità prezzo. Ah scusate, l'ultimo tra i pro, me ne stavo quasi per dimenticare, è la batteria. La batteria dura tutto il giorno e l'ho utilizzata in combo foto e video e quindi tutto il giorno tranquillissimi, arrivate a fine giornata senza problemi. Anzi, un giorno mi ero dimenticata di ricaricarla e sono riuscita a fare un'altra mezza giornata in più, poi io pianto, ma vabbè, dettagli. Passiamo ora alle note dolenti. Ta-da-da-da! Innanzitutto l'obiettivo non è intercambiabile, ma poco male perché l'effetto e la qualità è comunque ottimo. Seconda cosa, il fuoco non è precisissimo, ci mette un pochino a mettere a fuoco ciò che state inquadrando, la vostra faccia compresa. Dovete avere qualche istante di pazienza finché non metterà a fuoco tutto come si deve. Manca lo slittino, quello, il bob, per collegare, non lo so, una luce, per collegare eventualmente un microfono esterno, quindi diciamo che da quel punto di vista dovete accontentarvi del comparto audio e poi ovviamente accontentandovi di questo microfono sappiate che se c'è un po' di vento, ciao ciao discorso, non si sentirà tantissimo. Altra cosa che mi ha infastidito tantissimo è l'assenza del mirino. E voi direte, vabbè, che sarà? Non è vero, perché lo schermo è molto piccolo. Col mirino potete vedere benissimo cosa state inquadrando, se è a fuoco, se c'è troppa luce, se c'è poca luce. Invece così dovete basarvi semplicemente su quello che vedete. Se per esempio siete in una giornata di sole immenso, dovete cercare di capire in questo modo qua se avete messo a fuoco tutto. Diciamo che non è comodissimo, però ripeto, ve ne potete fare tranquillamente una ragione.
Concludendo, questa macchina fotografica si è rivelata davvero davvero ottima. Si addice più o meno a tutti i tipi di utilizzo, quindi che siate un single che va in vacanza, che siate una coppia, una famiglia, vorrete riprendere il figlio mentre gioca a calcetto, lo potete usare per qualsiasi tipo di cosa, ma soprattutto la consiglio a chi fa il mio stesso tipo di lavoro, quindi blogger, youtuber, vlogger, chiamateli un po' come volete, ma se avete necessità di autoriprendervi, questo è un ottimo strumento per voi. Ovviamente non è priva di difetti, ma devo dire che sono decisamente sormontabili. Direi che questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando, tante iscrizioni, tanti like, tanti commenti, tanti baci e abbracci, tanti regali, mandateci dei regali, torte, vabbè basta, scherzavo. Altra cosa, se avete delle domande, non esitate a contattare Erika che farà sapere tutto quello che volete sapere su questa Canon G7X Mark II. Ricordatevi di andare a vedere anche altri video che vi consigliamo perché siamo sicure che vi piaceranno tantissimo. Per ora è tutto, tanti baci e tanti abbracci, ci vediamo al prossimo video. Ciao!